Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Rispondo alle domande su Ask. Ultimamente io su Ask ci entro poco e quel poco che ci entro io rispondo alle domande che mi fanno, cioè, che mi piacciono di più perché se dovessi rispondere a tutti, cioè, ci dovresti. E poi perché sono tutte uguali alla fine, cioè. Mi ripeto mille volte le stesse domande, anche se io vi ho già risposto. Io non so cosa fare, credo sia un circolo infinito. Adesso risponderò a qualcuna. Quanti anni hai? Questa domanda mi viene fatta spessissimo. Io ho risposto a questa domanda tipo 50 volte e continuo ad richiedermelo, quindi io ho 18 anni. Io ho 18 anni. Sì, 18. Quindi per favore adesso basta chiedermelo. Come si chiama il tuo amico figo dei video? Mi sono innamorata. Se state parlando di Suarez, anche perché è l'unico che appare nei miei video. A parte Tia, stai dando dell'uomo a Tia? No, vabbè, comunque si chiama Suarez. Ho chiamato anche Scimmia. No, vabbè, non lo chiamate Scimmia, non offende. Fa ridere quando ricevo tipo le domande. Oppure su Snapchat, io su Snapchat sto impazzendo, no? Cioè, perché sto iniziando a usare Snapchat? Però le cose è tutto un cogli e fuggi, no? E se tipo uno mi manda una cosa e gli rispondono, e io mi ritrovo delle chat tipo che mi chiedono, ah, perché? Ma io non mi ricordo che cosa gli avevo scritto, quindi tipo, boh. Oppure, ah, davvero lo pensi? Tipo, boh. E tipo, di solito sto sempre a scrivere, ma scusa, non mi ricordo cosa ti ho scritto, però poi mi arriva un altro messaggio e non capisco più niente, già non mi ricordo, quindi è tutto un casino su Snapchat. Oppure tipo a volte quando sto a vedere i video, alle foto, poi sbaglio, clicco di nuovo, quindi non le vedo, quindi tipo scusa, non ho visto, cioè ma perché? Però non capisco perché alcune chat rimangono, vi prego spiegatemi. Perché non ti rifai i capelli rosa? Perché ormai i bei tempi dei capelli rosa sono andati. Se dovessi scegliere tra una casa tutta rosa o dei coniglietti, cosa sceglieresti? Beh, mi pirei la casa e poi la riempirei di coniglietti, no? Sei troppo favolosa, sei favolosa. Grazie, 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 ringrazio tutti, sei bellissima, grazie. Grazie, 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 grazie. Livia, posso aggiungerti su Snapchat? Sì, cioè. Certo, che domande sono? Per chi interessa, chiamo Livia Caramella. Ti piace Harry Potter? No, non mi piace Harry Potter. Ho visto solo il primo e ho detto tipo, ma che cos'è? Non mi piace. Amo il modo in cui ci maio, grazie. Perché ti piacciono tanto i conigli? Sono così carini i conigliati, come fai? Cioè, tipo davanti a un coniglietto non puoi non dire che è carino e volerlo accarezzare così. Lo sai che ti comporti come un gay? Ah, ma la cosa strana è che sei una femmina, wow, ci hai mai pensato? Non so come risponderti. Come si dice nascondilo in sardo? Non lo so, nascondilo. Nascondilo. Ehi, non lo so, boh. Ma quando pensi ai cinghiali, ti gratti il culo con le spazzole rotanti? Ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma poi dicono a me, cioè, ma voi vi rendete conto di cosa ricevo? Dove si trova Tiger a Roma? Ci stanno tipo due, zona tipo Campo dei Fiori e quella strada là, Largo Argentina. Oppure ce ne sta uno a Levanto e uno a Ottaviano. E poi uno a Roma Est. So così, cioè, li so tutti, sono troppo brava. Davvero, io ho letto i commenti, secondo voi dovrebbero assumermi? Sì, io voglio essere assunta da Tiger, su tutti i loro prodotti. Adoro. E mi chiedo perché non facciano tipo una carta fedeltà. Cioè, io la vorrei. Tiger, dai, ti prego, fate una carta fedeltà. Ma ascolti ancora il Bring Me the Horizon? Sì, però, cioè, meno di prima, però sì, mi piacciono. Di quali colori ti sei tinte i capelli? Rosso, fucsia, neri e rossi, neri. Poi tutte da nero tinto a biondo platino, turchese, lilla, di nuovo fucsia, viola, blu. Boh, ma che ne so. Avete visto Facebook che adesso nella chat di Messenger puoi cambiare il colore, no? Avevo messo tipo uno screen di una chat su Ask che era tutta rosa, perché ovviamente l'avevo messa rosa. E su Ask poi mi è arrivata una domanda tipo, ma come hai fatto? Io ho detto, ho contattato Mark Zuckerberg in privato, gli ho detto, guarda, non mi piace il blu, mettimi la rosa. E la gente poi ha iniziato a dire, ma se glielo chiedo io, secondo te me lo fa? Perché la vorrei gialla? Ma come hai fatto a contattare Mark? Cioè, ragazzi, stavo scherzando. Comunque, basta andare il nome nella chat di quello con cui stai parlando, ci clicchi sopra e poi cambia il colore. Giuro su quanto è vero che esisto, che ti adoro. Grazie. Hai preso la patente. No, no, però volevo prenderla. Che tu sappia, Maio è fidanzato, ispira matrimonio quel coniglietto. Non vorrei rovinarti i piani, ma Maio è una donna. È una signora Cornelia. Comunque non so chiederlo a lei, non me li dice questi scoop. Io dico, ma io dimmi tutto e sta così. E
Cioè, che devo fare? Io la mia parte ce la metto, la mia buona volontà. Colore di capelli che vorresti avere? Se ce li ho rossi, vuol dire che li voglio rossi. Lilli, sei favolosa, ti adoro, salutami le pagliette, oddio. Ciao! Che bello! Se potessi essere una caramella, quale sceglieresti di essere? Allora, non lo so, forse una Skittles. Però un orsetto gommoso. Oppure quelle Coca-Cole frizzanti. Oppure tipo le cherry. Vabbè, anche una Goliador, le Goliador, quelle con lo zucchero. Sai, le dentiere della Haribo, troppo buone. Vabbè, non so. E cioè, io veramente non so scegliere. Una volta sono rimasta tipo 10 minuti al Bangladino a scegliere caramelle. E non riuscivo a decidermi. Sono rimasta 10 minuti là a fare. Oddio, mi stavo sentendo male. Alla fine, tipo, l'ho comprato, ho pagato. Sono andata lì e l'ho cambiata un'altra volta. Cioè, non so. E poi mi sono pentita di averle cambiate. Per oggi la finiamo qui. Ho risposto a più domande possibili. Scusa, ma sto impazzendo veramente. Non so se state notando il mio delirio. Prima mi sono andata a cercare il significato di partire per la tangente. Non avevo mai riflettuto sul suo significato. Ed è orribile. Vabbè, niente. Ciao.